fino al 29 settembre nella Biblioteca della Regione Piemonte in via Confienza a Torino è allestita la mostra di cartoline intitolata «Sulle rive del Po, immagini e note», promossa dal Consiglio regionale del Piemonte. L'esposizione rievoca, proprio attraverso le cartoline e gli spartiti musicali, le bellezze, le conquiste e le eccellenze del capoluogo piemontese tra la fine dell'Ottocento e gli anni Trenta. In esposizione le cartoline disegnate da italiani di fama, tra cui i torinesi Golia, il pittore Eugenio Colmo, Attilio Mussino, Paola Bologna, che hanno schizzato le cartoline stampate dall'Elzeviriana di Torino, che vennero vendute colorate a mano dagli stessi ragazzi. Al lavoro anche i grandi pubblicitari dell'epoca d'oro della fish italiana, come Dudovic, Boccasile e Mausan, con le illustrazioni per i prodotti di industrie come le già avviate Martini, Cinzano, Talmone o la nascente Fiat, destinati a fare mostra di sé nelle ben quattro grandi esposizioni internazionali che si tennero a Torino tra il 1884 e il 1911. Quando il collezionismo racconta la storia di una città come Torino. Quando il collezionismo lo racconta è veramente difficile da raccontare, perché ci sono talmente tante cose da dire che diventa un'opera colossale, perché ti devi documentare, devi documentare su ogni movimento, su ogni monumento, su ogni via, e diventa, infatti voi vedete qui quante cartoline ci sono e tutte hanno una loro storia, per cui per questo io ho fatto una mostra dove non ci sono soltanto i panorami della città, ma ho voluto anche un po' ricordare i personaggi che l'hanno resa famosa e anche qualche donna, tipo la Lenci, tipo la figlia del criminologo Cesare Lombroso, che veramente è stata una grande artista. Ho cercato, proprio per amore della mia città e per nostalgia, di fare questa mostra, anche, e tra l'altro anche cercando di mettere degli spartiti musicali sempre dell'epoca che legassero un po' sia con le cartoline che con i personaggi. Per esempio, non so, c'è quella dedicata ai Reali, c'è quella dedicata a Gianduia o piuttosto che ha altri personaggi, oppure infatti la mostra si intitola Sulle rive del Po, perché ho trovato questo spartito bellissimo con la figura, questa bella figura, per cui ho potuto mettere tutte le cartoline inerenti al Po.